fronte all'Istituto Ubertini di Caluso, una scuola di antica storia. Ha iniziato la sua attività da fine 1800, è un istituto prevalentemente, diciamo, agrario e con indirizzo alberghiero. E in questo momento su di sé ha tre cantieri all'attivo, di cui il principale alle mie spalle, che consiste in un adeguamento sismico e normativo, più una bonifica della copertura che era in Eternit. Altri due cantieri in cui in questo momento la città metropolitana sta investendo, in collaborazione ovviamente con la scuola che si è resa disponibile a movimentare e gestire i suoi spazi, sono nella parte più storica del convitto, anticamente adibita a convitto, oggi a semiconvitto, con la logica di poterla far ritornare alla sua antica destinazione d'uso, in cui appunto questo edificio vincolato ha sopra di sé due cantieri, uno in dirittura di ultimazione e l'altro invece che deve essere iniziato con fondi PNRR, che prevedono appunto una ristrutturazione e restauro di questo antico fabbricato di fine Settecento. Abbiamo recuperato questo edificio che originariamente era un'officina meccanica dell'istituto, che è stata convertita appunto in un edificio per contenere, diciamo, la cucina, appunto per ovviare alla necessità della scuola di dotarsi di un laboratorio didattico dedicato per la cucina. E i lavori che sono stati fatti praticamente di ristrutturazione hanno praticamente coinvolto integralmente questo edificio, per cui praticamente è stata demolita una parte vecchia di locali che era qui interna, è stata, diciamo, sono state fatte poi successivamente delle partizioni interne con delle tramezzature ed è stato ampliato l'edificio con una carpenteria metallica esternamente per poter, diciamo, trovare posto alla, diciamo, la dispensa, le celle frigo e la plonge dove vengono lavati i piatti. Dall'altra parte abbiamo praticamente una sala ampia che viene utilizzata praticamente per il bar e per la somministrazione dei cibi, la sala pranzo. Più in fondo abbiamo l'area che è destinata ai servizi igienici e allo spogliatoio. I ragazzi di Ubertini che si ritrovano tutta questa attrezzatura che ha fornito la scuola grazie a un loro finanziamento, praticamente possono utilizzare questa struttura a scopo didattico, dove possono praticamente cucinare, hanno delle attrezzature, diciamo, di primo ordine, che sono veramente al passo coi tempi per poter far sperimentare, per iniziare per approcciarsi alla cucina.